Come abbiamo detto, oggi marciamo per ricordare Giulia e insieme a lei tutte le 103 vittime di femminicidio degli ultimi 11 mesi. Sappiamo che le donne vengono uccise in quanto donne e non perché si trovano nel posto sbagliato nel momento sbagliato, e sappiamo che lo Stato ha grandi responsabilità, a partire dallo Stato centrale fino alle nostre amministrazioni locali. Ricordiamo che la maggior parte delle vittime di transfobia in Italia sono donne trans, sex workers e migranti. Per ricordare che la questione trans non è limitata alla comunità, ma si intrinseca con la stessa violenza patriarcale che ha ucciso quest'anno 103 donne, ma che è anche legata al razzismo e al trattamento che in Italia migranti e persone razzializzate ricevono, trattate da cittadini di ultima categoria. Oggi ricordiamo che lo Stato italiano non ha a cuore i diritti delle donne, delle persone trans, queer e razzializzate, che mancano le leggi per tutelarci, che gli strumenti d'aiuto sono pochi e spesso inaccessibili. Parliamo di milioni di donne che subiscono violenza, centinaia di donne ogni anno che perdono la vita per mano di un uomo, e dobbiamo agire però coinvolgendo i centri antiviolenza, i movimenti che da sempre si battono per la libertà delle donne, per l'autodeterminazione delle donne. Dobbiamo esserci in ogni momento in cui si decide della vita e delle esistenze delle donne. Non possiamo essere invisibilizzati come è avvenuto fino ad oggi. Tra le vittime in Italia, primo paese in Europa per tutti gli atti di violenza contro le persone trans, insieme alla Turchia, ricordiamo Marta Cassana Torres e Naomi Cabral. Ricordiamoci inoltre che questi numeri non includono le persone spinte al suicidio dalla società transfobica in cui viviamo, come è successo al Colle Bianco. Persone la cui morte è spesso ignorata o che, se trova spazio nei media, è tramite narrazioni e termini disumanizzanti, transfobici, che perpetuano quell'odio che ne ha causato la morte.